Pomeriggio a tutti voi che siete collegati e benvenuti a questa nuova puntata di Protagonisti e Territori insieme Oltre le Crisi, il nuovo format ideato da Artes. E sta per cominciare una puntata dove i nostri protagonisti sarà l'associazione Startup Turismo di cui Artes è partner e ci racconteranno delle storie di innovazione, di collaborazione e di relazione. Per questa puntata la nostra moderatrice sarà Elena Sisti. Elena è la delegata territoriale Lombardia dell'Associazione Startup Turismo, che ha delegati nelle varie regioni, e inoltre anche presidentessa di Elesta Travel, che fa parte anch'essa di Startup Turismo. Passo quindi la parola a Elena, che ci presenterà tutti i suoi ospiti. Alla fine poi chi ha voglia di fare domande può farle attraverso la piattaforma della Bites e io le sottoporrò ai nostri ospiti. Buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti, sono Elena Sisti, delegata territoriale dell'Associazione Startup Turismo. Siamo un'associazione nata nel 2013 che ha come obiettivo quello di riunire le startup del travel in Italia. L'idea è quella di una nascita dal basso, oramai siamo circa 130. Startup verticali sul turismo. Abbiamo tutti che sono in fase di sviluppo, chi più avanti, chi più indietro, però insomma abbiamo tutta una serie di attività che svolgiamo insieme e una di quelle fondamentali è quello di fare network e quindi di stabilire relazioni tra di noi e di vedere quali sono le possibilità di sviluppo congiunto. Creare network quindi sia tra di noi ma anche tra i big players dell'industria tradizionale in modo da capire quali possono essere le sinergie da sviluppare in ambito della creazione di un settore che va lentamente avanzando e che si pone ad un livello internazionale in ambito della concorrenza globale. Oggi avrò l'onore di presentarvi tre startup che si occupano di innovazione culturale ed innovazione tecnologica. La prima è Claudio Gabrielli di Tievichi, che ci presenterà la sua idea, e poi c'è Daniela Birighi di ViewTrip e Giacomo Andreani di Xpirit. Li conosco tutti da tempo e do in realtà a loro la parola per presentare le loro idee. Poi ci confronteremo riguardo alle diverse possibilità e come ognuno di loro ha reagito fronte al Covid, per poi parlare insieme di futuro e di quali sono le possibilità che vediamo. Claudio, do la parola a te come primo ospite di questa nostra serata. Claudio Gabrielli, rappresentante della startup Tievichi. Sì, grazie Elena, grazie a te. È un vero onore essere qua con voi a parlare di quello che poi è la mission di Tievichi. Ora, hai parlato di innovazione culturale, noi più che altro diamo innovazione per chi fa cultura e chi ne sa molto più di noi. Tievichi cos'è? In gergo, diciamo, è un marketplace di video tour turistici. La cosa interessante è che questi video tour sono creati autonomamente e in completa autonomia appunto dalle guide turistiche locali, perché come dicevo poco fa la nostra mission è quella di far parlare il territorio a 360 gradi, quindi qualsiasi tipologia di cultura popolare, cultura enogastronomica, cultura, storia, arte, che ogni territorio, fortunatamente in Italia, diciamo che giochiamo abbastanza in casa su questa cosa qua, a mani basse, e noi diamo semplicemente l'opportunità agli attori locali di poter portare quanta più cultura popolare a conoscenza dei turisti o viaggiatori. Perché ricordiamoci, questa pandemia in qualche modo ci ha riscoperto turisti in casa, no? Quanti di noi hanno approfittato, fra virgolette, volenti o nolenti, di visitare, di tornare alla classica, la gita fuori porta, no? Di qualche anno fa, anzi, magari dei nostri genitori. Ecco, Tievichi fa questo, Tievichi dà una tecnologia, parliamo a guide turistiche, che possono raccontare il proprio territorio. Si iscrivono sulla nostra piattaforma e attraverso le relazioni sul territorio che hanno loro e che solo loro sanno e sanno raccontare con passione, oltre che
per lavoro, attraverso la nostra tecnologia lo possono portare in quel luogo che ormai ci accompagna quotidianamente da diversi anni, che è il nostro smartphone. Quindi i video tour non sono tour virtuali, perché è vero che io lo posso fare qui dalla camera dei miei bambini, ma in realtà i video tour sono pensati per essere fruiti in loco. Quindi quella parolaccia che sentiamo da un po' di tempo, che è il phygital, l'esperienza phygital, noi diciamo che la sentiamo abbastanza in pieno. Ovvero tecnologia come chiave di lettura del territorio attraverso la voce e i volti delle guide turistiche locali. Questa è, diciamo, la nostra mission. Claudio, una delle cose che avevo notato è che sono a pagamento i video che voi mettete a disposizione, che è una cosa molto interessante. Assolutamente, grazie. I video sono in vendita, perché è un modo, diciamo, per farsi promozione, ma monetizzando da parte delle guide. Quindi, diciamo, noi, non so se ci sono guide, magari all'ascolto, ma quello che possono fare le guide con la nostra tecnologia è quella di farsi marketing, farsi promozione attraverso la vendita dei propri video tour, quindi non proprio come piattaforma puramente e meramente di vendita di esperienze digital, ma un posto dove poter parlare del proprio territorio attraverso la propria persona, quindi anche la guida è un po' il mezzo del proprio territorio. Sono assolutamente in vendita perché la guida ci deve monetizzare. Grazie mille, Claudio. Grazie a te, Elena. Lascio la parola quindi a Daniela, che ci presenta la sua startup che si chiama ViewTrip. Grazie, Daniela, buongiorno. Grazie a te, Elena, grazie a te per averci invitato e all'associazione. E, è un vero piacere essere qui con voi perché c'è tanta bella energia, insomma, in tutti questi giovani che meno male cominciamo a conoscerci nelle vari appuntamenti. E, io sono Daniela Brighi, sono il CEO di ViewTrip, sono in auto perché non siamo, sono in movimento, insomma, mi stavo spostando, quindi mi scuso se vedete la location un poco consona, però l'animo della viaggiatrice persiste, non molla nonostante tutte le zone rosse. E in sicurezza sempre. E ViewTrip cosa fa? ViewTrip è sia una piattaforma di turismo esperienziale, culturale e sostenibile, nel senso che c'è un sito nel quale si possono prenotare e comprare esperienze e corsi sulla bellezza italiana. Siamo caratterizzati dal fatto di scegliere le chicche del nostro territorio, del nostro patrimonio culturale e ambientale. E, proprio perché incominciano ad esserci molte attività, quello che vogliamo fare noi è cercare quel tipo di esperienze che sono fondamentali per la tua crescita personale, cioè sono quelle cose che ti possono cambiare, ti possono dare un punto di vista diverso. Quindi non è tanto solo quello che fai, ma anche le persone che incontri. Quindi noi quello che amiamo fare a quello proprio di presentare dei personaggi che raccontano poi il territorio e si fanno promotori della loro passione, entrare in contatto con la loro passione per venire poi alimentati da questa capacità, contaminati da questa capacità e avere nuovi punti di vista che ti possano far crescere il tuo modo di affrontare le cose. Quindi i nostri piloni, la nostra mission sono la crescita personale, la sostenibilità e la bellezza e la salvaguardia poi dell'identità dei territori, italiana. Quindi un'altra gamba importantissima sono la salvaguardia degli artigiani. E facciamo un po' più di un tour operator, nel senso che non è nostro scopo quello solo di portare a toccare con mano le persone queste realtà, proprio perché crediamo molto nel contatto diretto. Poi vi spiego anche che ovviamente si ovvia in queste situazioni anche con altre modalità costruttive equiparabili. Facciamo anche tutta l'azione che aiuta le guide, ma anche l'artigiano, l'azienda agricola, l'hotel a digitalizzare, cioè cosa vuol dire? Portare qualcosa che è fisico, riuscire a raccontarla nel modo corretto per far percepire il valore e con video storytelling
e portarla quindi online a diventare un prodotto che possa essere sia venduto su Bootrip ma anche sulle loro piattaforme o creandogli l'e-commerce. Quindi la nostra è una strategia di affiancamento, diventiamo proprio dei veri partner per creare una rete sia di servizi tecnologici, di marketing, di formazione, che di partner sul territorio in maniera tale da fare squadra e fare rete. E, un esempio molto interessante è quello che noi lavoriamo molto con le località un po' nascoste, no? Piccoli gruppi, località non così conosciute, cioè proprio perché l'idea è quella di andare a valorizzare ciò che non era così di massa, no? Un concetto non troppo... troppo sfruttato, cioè da vederlo con altri occhi, e il fatto di aver scovato l'esperienza di un allevatore che alleva le capre cashmere, poi che offre un miele dal vicino, che è fatto anche in quella maniera biologica, in un particolare modo, poi nella vallata a fianco c'è la signora che raccoglie lo zafferano, di fatto attraverso una serie di esperienze è venuta fuori la promozione di una vallata intorno al Borgo di San Leo. Quindi quello che facciamo noi appunto è quello di mettere in rete e poi far dialogare con le strutture ricettive che rimangono un po' il fulcro della nostra attività. Grazie Daniela, molto interessante. Mi crea da ponte in fondo con Xpirit di Giacomo Andreani, che invece è in un'altra regione, nelle Marche. Giacomo, prego, presenta i vostri servizi. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'occasione a te Elena, ad Artes e all'Associazione Startup Turismo Italia. Sì, ho annuito tanto durante la presentazione di Daniela, di quella di Claudio, ed è il bello, ecco, di ritrovarci qui oggi perché condividiamo valori e anche modalità di renderli concreti, di veramente farli vivere. Noi come Xpirit, la nostra missione sta tutta nel nome, quindi esperienze, spirito, italianità, ma soprattutto quell'ex, che è un po' il nostro marchio di fabbrica, quella volontà, quindi di far uscire, di far emergere le realtà meno conosciute del nostro paese, nel segno dell'esperienza turistica, quindi esperienza che è al centro del nostro, diciamo, sistema di offerta e che include principalmente servizi di formazione e consulenza, che hanno come destinatari, enti di categoria, consorzi di produttori, destinazioni, quindi piccoli comuni, realtà che hanno, veramente necessità e desiderio di uscire allo scoperto. Noi siamo nati 3 anni fa, il nostro campo, diciamo, di sperimentazione, di incubazione, diciamo, di tutte le varie progettazioni che abbiamo messo in pratica sono state le Marche, come dicevi prima Elena, e in questa regione siamo i promotori di una destinazione turistica che unisce tutti e 55 i comuni della provincia di Macerata, una destinazione, che chiamarla resiliente dopo anche il terremoto ormai non basta più. Occorrerebbe chiamarla antifragile, per usare i termini di Nassim Taleb, una destinazione, ecco, che è riuscita a emergere grazie alla sinergia dei comuni e del privato. Dall'altra parte abbiamo anche creato 2 cluster turistici, ecco, di innovazione, di esperienza, Homo Faber, le Marche del saper fare, quindi tutto il mondo delle esperienze nelle botteghe e nelle aziende agricole, e il cluster Marche Cinema. Quindi trasformiamo le produzioni cinematografiche in viaggi, in itinerari, storie da vivere. Questa è in sintesi Xpirit, e la notizia, diciamo, positiva è che siamo riusciti in qualche modo a coinvolgere in questa missione anche altri territori, anche altre regioni, e questo, ecco, ci dà lo slancio, specie in questo momento, per continuare. E su questo, no? Territori, regioni, in realtà ognuna delle start-up che conosco tenta in qualche modo di allargare il proprio ambito di sviluppo. In questo vi chiedo troppo, durante questo periodo, quali sono state in realtà le innovazioni o che cosa avete provato di diverso per affrontare ovviamente una situazione che per chi si occupa di turismo è stata, a dire poco, drammatica?
Parte questa volta per rendere un po' più mobile questa presentazione, chiedo a Daniela di rispondere per prima. Facciamo una sorta di cambio di ordine. Okay. Quali sono state, Daniela, le tue innovazioni, le cose nuove che vi siete inventate? Partiamo dal fatto che Biotrip è nata nel ottobre 2019, quindi a novembre ho partecipato al BTESP dell'anno scorso, quindi prendendo tutti i contatti, febbraio-marzo eravamo pronti sulla linea di partenza, marzo tutto chiuso, quindi l'impatto soprattutto sulla categoria sia dell'hotel che dei tour operator è stato importantissimo. E, anche su questo ci ha fatto riflettere su due aspetti. Uno sulla possibilità di dare dei servizi appunto online in streaming. Quindi abbiamo trasformato parte di alcune esperienze, le abbiamo rese online non per sostituirle, ma per far conoscere i protagonisti in maniera tale da sfruttare questo periodo per far conoscere e fare un'opera di divulgazione, anche di intrattenimento, prima di poterle fruire personalmente, un po' quello che poi ha fatto anche Airbnb con l'Experience. In particolare noi l'abbiamo fatto con l'opera. E abbiamo questa partnership con Italian Opera Florence, sono dei bravissimi cantanti che si esibiscono ogni sera in questa cappella privata a Firenze, e proprio perché loro si sono trovati nella necessità di non poter avere nessun tipo di entrata, perché non fanno parte di un teatro stabile, non hanno nessun tipo di sicurezza, pur avendo appunto grande professionalità. E abbiamo costruito per loro il progetto che si chiama Rent an Opera. Quindi abbiamo creato sia l'infrastruttura tecnologica per lo streaming, per la biglietteria online, la comunicazione, come si svolge l'esperienza online, del concerto in diretta con i cantanti e con gli spettatori che interagiscono come stiamo interagendo noi, quindi con la possibilità di fare domande, che avvicina molto le persone all'opera, nel senso che è un formato per chi magari non è mai andato a teatro, per chi ha magari figli che a teatro non sarebbero magari consoni o anche non sarebbero abituati a gestire i tempi, i silenzi del teatro, portare l'opera a casa è un bel progetto. E da lì quindi stiamo lavorando a promuoverlo un po', ed è stato molto bello per la risposta che poi a livello internazionale, quindi tutto il lavoro, Biotrip nasce per un pubblico, un audience internazionale, è tutto il lavoro di raccolta, di contatti, di interessi, che stranamente poi ha portato ad avere interessi e clienti in America del Nord, in UK, in Brasile, in Argentina, quindi avendo tutta una serie di raccolta di dati, di informazioni, di mailing, consente poi di avere un patrimonio su cui poi veicolare anche il resto delle altre esperienze, perché l'opera è già un qualcosa che è un patrimonio dell'Italia all'estero, cioè la prima risposta che ci davano fa: non vedo l'ora di venire in Italia, io amo l'Italia, cioè quindi quello che potrebbe sembrare un'opera di nicchia invece in realtà è un'opera di comunicazione, di marketing e di salvaguardia di una categoria degli artisti molto importante. E l'altro aspetto l'abbiamo concentrato poi sugli artigiani, perché gli artigiani hanno perso la possibilità di avere clienti fisici dal passeggio o quant'altro, e abbiamo creato la possibilità di creare degli e-commerce con costi veramente light, nei quali, cioè, praticamente anche noi siamo parte del successo, nel senso che guadagniamo solo se loro guadagnano dalle vendite. E quindi stiamo portando avanti questa iniziativa per dare la possibilità agli artigiani di vendere online. Molto interessante, quindi una strategia di marketing puro e invece una strategia più ampia di supporto al territorio, no? Che si trasformano poi in esperienze. Il bello è che non è un cambiare settore, ma è solo creare una fase principale per poi arrivare all'esperienza, per poi portarli di nuovo alla gente a conoscere e toccare con mano.
A conoscere, a toccare con mano, ottimo. Giacomo, invece voi come avete fatto a, facciamo il termine, un po' a resistere o comunque meglio ancora a guardare avanti? Allora, per noi innovazione può essere rappresentata da una parola che è semplificazione, nel senso che abbiamo effettivamente snellito, abbiamo cercato, ecco, di specializzarci in meno cose, ma quelle cose con un grado di approfondimento maggiore. Abbiamo, ecco, studiato effettivamente, analizzato ogni singolo nostro cliente, cosa effettivamente potevamo in qualche modo dare, come potevamo fare per aiutarla a uscire da queste difficoltà. E quindi, ecco, abbiamo lavorato in primis sulla formazione, che è diventata una formazione digitale, e quindi abbiamo ricalibrato tutta la formazione. Naturalmente fare formazione in maniera fisica è completamente diverso che farla digitale, i tempi, gli strumenti, ecco, le opportunità da dare agli operatori. Abbiamo in questa fase, diciamo, di analisi del nostro cliente, dei nostri clienti ideali, ad esempio costruito un concept di festival per i piccoli comuni italiani che vantano una tradizione del saper fare importante, in cui in qualche modo c'è dentro la storia, il cammino e la missione di Xperit. Il fare borgo, proprio come un percorso di animazione territoriale, di sensibilizzazione della comunità, che passa dalle persone, arriva alla riqualificazione, al recupero degli spazi sfitti, abbandonati, che coinvolge le residenze d'arte, che coinvolge fenomeni come quello del remote working che stiamo vivendo sempre di più. Abbiamo cercato di analizzare meglio il cliente, per ciascun cliente offrire qualcosa che oggi non c'era. Anche su questo, anche per questo abbiamo creato, vista, ecco, la difficoltà in qualche modo dei piccoli operatori a immaginarsi un'esperienza che essi stessi possano effettivamente mettere in pratica, ha creato la più grande banca dati italiana di modelli di esperienze. Abbiamo creato 200 modelli di esperienze per aziende agricole e botteghe artigiane, facendo un gran lavoro, diciamo, di deduttivo, diciamo, di modellizzazione da tutti i principali portali di turismo esperienziale, e quindi ricavandone dei modelli, delle linee guida che ciascun operatore può, ecco, mettere in pratica, perché ricordiamocelo sempre, per queste aziende è un po' come uscire dalla comfort zone, è un po' come fare un salto nel buio, e saperli guidare con degli strumenti fortemente concreti su un campo dell'esperienza che invece è di per sé immateriale, fatta di valori, di storie, senz'altro può che aiutare. Su questo chiedo a Matteo in fondo di chiudere, e su questa parte, diciamo, dell'innovazione, cosa avete fatto voi, nati già, se volete, o precursori di quello che sarebbe successo? Vi siete trovati in vantaggio o invece avete dovuto cambiare anche voi? Suppongo che Matteo sia io. Scusa, no, perché Claudio, no, non so, magari mi è apparso un altro relatore. No, Claudio, chiedo perdono. Ricordi, no, perché no, ci sono abituato, perché la maggior parte delle persone mi chiama Gabriele, però stamattina mi sono stato chiamato Andrea e questo nome non l'avevo ancora sentito, quindi mi io piace. Io ti chiedo scusa, il mio collaboratore di Venezia si chiama Matteo Gabrielli, te l'ho già detto, ti chiedo scusa. Perfetto, no, ma ci mancherebbe, battuta a parte. Allora, noi, guarda, avevamo un percorso simile a Beautrip, nel senso delle tempistiche. Lo scorso anno, sembra ormai un decennio fa, comunque nel 2019, ci eravamo concentrati a mettere su la prima offerta, quindi andavamo proprio a registrare le guide, a dare supporto sul territorio per creare i primi video tour, e a febbraio, quindi alla BIT a Milano, eravamo pronti per cercare di andare, come si dice, a mettere il prodotto in mano ai turisti, sfruttando la filiera, quindi attraverso tour operator, DMC e quant'altro. E poi c'è stata questa cosa incredibile che ci ha dato un bello schiaffo fra tutti, fortunatamente solo simbolico, e dopo i primi mesi di un po' di shock, quindi capire per una startup che dovevamo iniziare a andare sul mercato, quindi ti stai mettendo in piede, lavori da tanto anni, perché comunque noi il percorso l'abbiamo intrapreso nel 2016, però piano piano poi ci ha portato a dedicarci sempre più tempo, e arrivare al punto di doversi buttare sul mercato e si blocca tutto lì per lì, come si dice, sul momento è un po' destabilizzante.
Quindi cos'è che abbiamo fatto? Senza aver mai parlato con Giacomo, mi pare di non averlo mai conosciuto, ma abbiamo fatto quello che hanno fatto loro. Ci siamo fermati, abbiamo analizzato, abbiamo visto dove stavamo andando, cosa volevamo veramente, avevamo un sacco di segmenti di mercato aperti. Quindi per noi l'innovazione in realtà è stata nei processi interni nostri. Abbiamo, ti dico la verità, valutato anche se poter fare una sorta di pivot, quindi insomma un cambiare il prodotto, andare a vedere nei mercati limitrofi se ci potessero essere dei margini, ma poi ci siamo detti che era da una parte faticoso, dall'altra la nostra mission è quella poi di far scoprire il territorio in loco, quindi niente di virtuale, non da casa. Da casa bene o male i vari Alberto Angela di turno te la raccontano che non puoi, anche finito lì, dopo spengi la televisione e hai finito. Quindi no, da lì allora cosa abbiamo fatto noi? Ci siamo concentrati sul tirare sul team, eravamo solo 3 soci, grazie poi ovviamente al percorso di accelerazione Hubble di Nana Bianca, l'incubatore di startup e imprese fiorentino, ci ha dato un bel boost, quindi abbiamo iniziato a studiare anche noi, quindi a prendere più dimestichezza con vari aspetti, no? Che noi startupper dobbiamo saper far tutto, ma è impossibile, ma all'inizio comunque bisogna sporcarsi le mani. Quindi abbiamo approfittato, fra virgolette, di questo, cioè paradossalmente si è aperta una finestra di mercato incredibile per noi, per il nostro prodotto e per le nostre guide. E quindi abbiamo iniziato a buttarsi in questa, non proprio buttarsi dalla finestra, ma affacciarci, sì. E da lì quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato molto sul marketing, sulla conoscenza del nostro territorio ed appunto delle guide, e quindi stiamo cercando di costruire la prima vera poi community di guide abilitate italiane. Quindi anche per noi l'innovazione è stata un po' questa, l'innovazione di processo più che di servizio. Benissimo, ecco tutto. Insomma, una delle cose che mi stupisce di più quando parlo con i membri dell'Associazione Turismo Startup è proprio questo: mentre l'accento è forte sulla tecnologia, alcuni di noi hanno invece una radice molto profonda nel luogo, nel territorio, in quello che si fa, no? Il turismo, in fondo, condividete con me o no che è un'impresa di relazioni? Quanto sono importanti le relazioni per voi oggi e soprattutto quanto per voi saranno importanti per uscire da questa crisi? Mi è sparito Giacomo. Eccolo. È tornato. Esatto. Volevo cominciare proprio da te, Giacomo, per rispettare appunto il fatto che faccio iniziare una persona diversa. Quanto sono importanti le relazioni? Per il futuro soprattutto, come fa l'Italia ad emergere più forte da questa crisi? La risposta penso che sia abbastanza scontata. Prima di relazioni, ecco, vorrei parlare di un'altra cosa che è la visione. Secondo me la cosa ancora più importante delle relazioni è avere una visione chiara, una direzione di dove si vuole andare, che con una visione chiara, ma soprattutto non solo dell'azienda, ma anche di noi. Ecco, noi siamo startup, siamo persone che in qualche modo si vogliono costruire un futuro. Se riusciamo ad aver chiaro dove vogliamo essere fra 5-10 anni, non c'è analisi in qualche modo di mercato che tenga, la nostra motivazione può essere in grado, ecco, di superare tutto. In questo percorso tessere relazioni importanti è fondamentale per tante ragioni, sia con tante tipologie di soggetti. Penso ai possibili partner, ad altre aziende del nostro settore o anche di altri settori come siamo qui oggi, dove ciascuno con una parola può accendere in qualche modo una lampadina per sentirci fra mezz'ora e confrontarci su qualcosa che abbiamo detto, ad esempio, ma anche con i clienti stessi. Io, ecco, ho avuto un periodo difficile, superato finalmente, diciamo formalmente oggi, sono uscito dopo 30 giorni dal Covid. Vi riporto questo esempio perché secondo me dice tanto. Ho comunicato naturalmente ai vari centri sportivi, alle varie realtà dove ero di questo problema che non potevo più frequentare. Alcune realtà mi hanno scritto veramente periodicamente, erano come veramente se fossero miei amici, persone che erano interessate a come stavo e io me ne ricorderò in futuro. Altre invece hanno saputo la notizia, in bocca al lupo, e si è conclusa lì. Il saper mantenere una relazione, specie nei momenti veramente di grande difficoltà per quell'azienda, per quel comune, per quella singola realtà,
può fare veramente la differenza. Il nostro lavoro penso che tanto va su questo, va sul creare, ecco, un'opportunità, ma anche sul sapere ogni volta motivare l'attenzione e far sentire, ecco, che noi siamo con loro. Da questo punto di vista, tutto quello che può aiutare a creare dei rapporti veri, autentici, non di facciata, non, ecco, semplicemente opportunistici, può fare la differenza. Chiudo dicendo, ecco, il ruolo del passaparola. Tante volte i clienti sono individualisti, nel senso non tendono a condividere, ecco, il contatto di chi l'ha aiutato. Ad esempio, penso a un piccolo comune che si è fatto un buon lavoro, ma se lo tiene per sé. Tante volte i veri marketer, diciamo, delle aziende sono i partner, sono persone che, confrontandosi, parlando con un nostro cliente tipo, ecco, gli raccontano un'esperienza di successo di un'azienda, di una persona vicino. Quindi, ecco, veramente importante la relazione in questo periodo più che mai, perché in un tempo, come diciamo prima, di resistenza, fare squadra, e sarà ripetitivo, sarà retorico, ma è l'unica cosa che conta. Ed è stato proprio questo in fondo, Claudio, no? Che io, avendo a che fare con molte guide, sapendo le difficoltà che hanno loro in questo momento, ho pensato molto a voi. Come sono le relazioni in questo momento con persone che hanno queste difficoltà e come in realtà pensate di poter dar loro una mano? Bella, bella domanda. Come diceva Giacomo, intanto fa piacere che tu abbia affrontato, insomma, ti vedo bello splendido in forma, quindi... Sì, se ne esce. 30 giorni sono tantissimi, non so come tu abbia fatto. Comunque, diceva però benissimo, oltre ai nomi, le aziende, startup, titoli e quant'altro, poi siamo persone e una rete di persone. In questo l'associazione Startup Turismo fa veramente un lavoro incredibile, perché comunque non proprio quotidianamente, che è difficile, iniziamo a essere in tanti, ma crea spesso delle occasioni per potersi... mescolare. Le relazioni, quando parliamo di turismo, territorio e guide, le relazioni proprio sono il filo conduttore. Se considerate che la quasi totalità delle guide in una survey che abbiamo fatto proprio nel periodo di Covid, il 90% ci ha detto che per oltre il 95% il loro lavoro proviene da passaparola e dalla rete canonica, quindi tour operator e associazioni. Questo, come diceva anche Giacomo, per mettere lo stress, quindi per far emergere ancora di più che se si lavora bene, poi dopo ne raccogliamo le relazioni con le guide. Cos'è che facciamo noi? Noi ci giochiamo un po' con le nostre guide, siamo un po', diamo entrambe le spalle sulle quali piangere, e più che altro cos'è che facciamo? L'unica cosa che possiamo fare in questo momento è costantemente dire loro che non devono fermarsi purtroppo adesso non ci sono, questa stagione per tante purtroppo non c'è proprio stata stagione, ovvero ci sono guide che non hanno fatto nemmeno un tour in tutto l'anno. E cos'è che possono fare? In che modo possiamo dargli una mano? Facendole investire nella propria professionalità, quindi dedicare del tempo a loro. Per questo noi come Tebichi ci poniamo come abilitatore digitale, ok? Quindi non diciamo mai, faccio un esempio, visita Orvieto con Tebichi, ma scopri Orvieto con Ambra, ad esempio, con una guida. Quello che vogliamo far emergere è questo, e in questo periodo qui l'unica cosa che possiamo fare con le nostre amate guide è quella di dire ok, prima o poi si ritorna tutti fuori, facciamoci trovare pronti, non aspettiamo che ritornino i primi flussi, che sicuramente non potranno essere di gruppi, grandi gruppi come abbiamo sempre avuto, ma questi signori, questi visitatori, questi turisti avranno bisogno e avranno fame di territorio e di scoperta proprio. Quindi ecco, non stiamo qua ad aspettarli, investiamo su noi stessi di modo che poi ci facciamo trovare pronti. Questa è, diciamo, l'unica cosa che possiamo fare con le nostre guide in questo momento. Daniela, tu ci hai già parlato di relazioni, no? Con l'opera, con il RIS, con chi in fondo è vostro prodotto ma diventa un vostro partner, gli artigiani. In chiusura, in fondo, prima delle domande, chiedo a Rita se ce ne sono tante, quanto sono fondamentali per te nell'andare avanti queste relazioni? Sono essenziali perché... Beautrip
è fatta di relazioni e la sua mission è proprio quella di far capire quanto siamo tutti collegati su questo, in questa terra, no? E quindi è proprio una visione etica che condivido anche con Giacomo, con le parole di Giacomo, cioè di farsi sentire che ci siamo. E infatti i primi tempi, quando eravamo tutti in quarantena, ho ripreso i contatti con i fornitori di esperienze proprio per dire ciao, come stai? Cioè, come facciamo, come affrontiamo, come posso aiutarti? Cioè, forse l'analisi è stata un po' più esteriore, non ai processi interni, ma più a che cosa posso fare io per gli altri con le competenze che ho. Questo un po' è stato la cifra dei primi momenti. E lì è venuto fuori che ho richiamato partner sul territorio nazionale, proprio perché non c'è solo Daniela Brighi in Emilia Romagna, ma ci sono anche altri B-Trip magari in Puglia, magari in Veneto, cioè persone con le quali appunto condivido i valori, che hanno altrettante capacità e conoscenze del territorio e competenze, perché sia fornitori di esperienze, sia tour operator, ma anche partner dell'associazione Startup Turismo, che potevano dare anche degli strumenti per migliorare la leggibilità del sito internet, cioè, o dare altri servizi di mobilità elettrica. Quindi quello che è bello, sarà che ho una mente molto creativa che mi porta a lavorare con le persone e rimettere insieme quello che si può fare e lavorare all'unisono. Non ho mai pensato nelle prime donne lavorare da soli. L'Italia ha bisogno di una rete di persone che spinge nella stessa direzione. Parlavo proprio l'altro giorno con un sociologo che mi ha chiesto appunto di promuovere la sua attività, che il suo libro, che parla proprio dell'importanza del pensiero collettivo, di come un pensiero collettivo positivo influenzi poi anche i risultati. Mi faceva l'esempio delle cliniche dei motociclisti che ci mettono 2 settimane a recuperare un infortunio che noi ci mettiamo 3 mesi. Questo è un po' lo spirito, cioè di ragionare e lavorare insieme alle cose. Rita, chiedo a te a questo punto, ci sono domande dal pubblico? Sì, c'è qualche domanda interessato? Adesso ve le sottopongo, sono mirate. Intanto, prima di tutto, vorrei fare un abbraccio virtuale a Giacomo, che ha superato la sua battaglia, che oggi, diciamo, è così, per tutti significa qualcosa. Quindi veramente un abbraccio a Giacomo da parte di tutti. E vi leggo le domande. Allora, abbiamo una guida turistica, Bruna Nicoletti, di Viaggi Karma Matera, che chiedeva degli esempi. Ora, probabilmente sia Claudio sia Giacomo hanno in qualche modo già risposto un po' con degli esempi. Comunque, se avete qualche altro invece esempio concreto che volete portare, diciamo, di quello che voi fate con le guide, potrebbe essere utile. Poi c'è una domanda invece per Daniela. E chiedono: per bellezza intendete anche il benessere, quindi stili di vita sostenibili? Immagino che anche qui la risposta in qualche modo è arrivata, però possiamo approfondire l'argomento. E poi invece una domanda per Giacomo, che chiedono: Expirit prevede l'estensione delle attività anche in Campania? C'è già qualche collaborazione a tale scopo? Ultima domanda, che più che una domanda, diciamo, una considerazione, di Maria Rosaria Nese, Dieta Mediterranea Experience. Dice: il Customer Relationship Management è un driver della competitività delle imprese, figuriamoci i rapporti tra le persone, quindi, diciamo, rafforza le vostri interventi. Per Expirit la domanda è di Carmine Lausi, la cucina campana, quindi lascio a voi quest'ultimo giro con risposte ed eventuali esempi. Chi vuole partire a questo punto? Facciamo la prima domanda. Giacomo, hai il microfono acceso, approfitto allora. Allora, grazie per le domande. Diciamo che in Expirit si muove molto in base, ecco, all'interesse. Siamo partiti dalle Marche, dalla nostra terra, come luogo di sperimentazione, e adesso abbiamo naturalmente in programma di estenderci in altri territori, ma abbiamo necessità, diciamo, di farci conoscere da persone, da professionalità che hanno desiderio, ecco, di spendersi e di costruire insieme un percorso. Quindi la Campania, per tutto il suo patrimonio, anche qui, di persone
e di posti, di cultura, di enogastronomia, assolutamente può essere un territorio da esplorare insieme. Per quanto riguarda le guide, penso la domanda sia più per Claudio. Da parte nostra, comunque, in ogni progetto che facciamo, la guida è effettivamente poi la protagonista, perché è uno dei connettori principali tra, o meglio, la porta veramente di accesso tra il patrimonio e l'ospite, e il viaggiatore. E quindi è chiaro che anche nei nostri percorsi di formazione, comunque di destination marketing inteso in senso più ampio, è strategica ed è fondamentale. Sì, allora rispondo alla... Ok. Allora, per la guida, diciamo, esempi. Allora, cos'è che può fare la guida con Tepichi? Proviamo in questo modo. Allora, la guida cosa può fare? Si iscrive sulla nostra piattaforma gratuitamente. Noi verifichiamo che sia una guida con licenza, quindi solo guide turistiche abilitate. Dopodiché la guida cosa fa? Ha dei piani in abbonamento, sono abbonamenti annuali, ce n'è uno anche, una Tantum, che poi è free a vita. Grazie alla tecnologia che mettiamo a disposizione può creare i video tour che preferisce. Questo è uno strumento molto forte per le guide e soprattutto per i territori, chiamiamoli fra virgolette minori, no? Quelli che non sono nei flussi e non erano nei flussi del mass market. Ora Matera non è il caso, perché con la capitale europea della cultura, diciamo che ha avuto un bel boost, una bella visibilità, però non c'è solo Matera, c'è anche tutto l'intorno. Ecco, considerate che una guida può decide di creare gli itinerari dove meglio crede, addirittura dove è di posto, dove è di paese, dove è cresciuta, non solo dove è abilitata. Questo ovviamente permette sia alla guida di utilizzare, estendersi digitalmente, diciamola. Non deve essere in piazza del paese ad aspettare il turista che arrivi per proporgli la visita, ma crea il suo video tour e poi il turista, quando arriva lì, ovviamente nei borghi minori, meravigliosi borghi minori che abbiamo in Italia, è molto difficile avere, per diversi motivi, lo sapete meglio di me, l'info point o la proloco, lo yacht di turno aperto 8 ore al giorno tutta la settimana. Quindi spesso cosa succede in questi piccoli borghi? Arrivano i visitatori e non trovano informazioni, non trovano offerta. Ecco, con Tepichi la guida o il borgo stesso, quindi parliamo anche a amministrazioni locali o a DMO, per intendersi, che volessero dotare il proprio territorio di uno strumento del genere, possono farlo attraverso la piattaforma. Quindi la guida può fare questo. Ovviamente, diceva giustamente l'imboccata di Elena all'inizio, la guida guadagna sulle vendite. Quindi questo spero di aver risposto. Eventualmente puoi scrivere un'email a info@tepichi.com se avessi bisogno di altre informazioni. Ecco, molti hanno chiesto anche come è possibile eventualmente collaborare con le vostre realtà e quindi approfondire la conoscenza. Magari Elena può dare delle indicazioni su come contattare l'associazione e attraverso l'associazione avere i contatti poi di tutte le aziende. Il sito della nostra associazione è Associazione Startup Turismo. Su di noi ci sono tutte le associazioni, sono circa 130, quindi ricordo Claudio Gabrielli Tepichi, Daniela Brichi View Trip e Giacomo Andreani Expirit. Quindi se volete andare a trovarli potete trovarli, altrimenti Rita, credo che attraverso la piattaforma, se possiamo contattarli direttamente, se possono fare domande noi possiamo rispondere. In alternativa contattate subito, io sono Elena Sisti, trovate tutti i dettagli della mia mail sull'associazione Startup Turismo e potete contattarmi anche direttamente, vi metterò in contatto con chi nel caso in cui vi dimenticaste i nomi o per caso vi dimenticaste il nome della startup, io non ho nessun problema. Rita? C'erano delle domande? Credo sia la forma migliore, perché attraverso il portale della Bitesp poi a un certo momento scompariranno, diciamo, questi collegamenti, quindi rimane il tuo riferimento, rimane comunque il sito di Startup Turismo dove si può veicolare poi tutte le informazioni. Assolutamente sì. Ecco, c'era un'ultima domanda interessante forse, che era per tutti, e chiedevano quanto fosse stato importante per queste startup, eventualmente se hanno avuto la possibilità, l'accesso a finanziamenti o fondi europei per far partire
le proprie attività. Quindi se qualcuno ne ha usufruito e quanto questo è stato significativo per far partire l'attività. Se vuoi, Elena, intervengo io. Rispondi tu assolutamente. E così rispondo anche a quella domanda che era rimasta in sospeso sulla bellezza. E... sì, bellezza e sostenibilità per noi è l'emozione della bellezza, quindi quella sensazione che provi, di gioia, quasi di commozione interiore. E sostenibilità, abbiamo un concetto molto profondo di ecologia, quindi di circolarità, di ecosistema, sia a livello dell'impatto dell'uomo sulla natura, sia all'interno dei cicli naturali. Quindi se parliamo di creme può essere interessante nell'ottica in cui viene descritto come viene fatta la ricerca ecosostenibile delle piante o del processo di trasformazione, o se segue le stagionalità, o se si creano dei posti di lavoro nella Verlata, e come, in che termine viene analizzato tutto il processo. Quindi non è soltanto un prodotto specifico che sta dentro o non sta dentro, è più l'approccio che ci sta dietro e le scelte che porta a livello di sia personale che di connessione con un territorio. E per quanto riguarda i finanziamenti, io non ho avuto accesso a nessun tipo di finanziamento, e anzi volevo portare questa testimonianza che per un anno io prima di costituire la società ho ricercato, perché senti nell'area che c'è un fiume di finanziamenti che arrivano dalla comunità europea non usati. Ma accedervi non è così semplice, perché ci sono sempre delle categorie, o quando hai veramente delle attività o delle idee che sono trasversali, come nel caso di Butrip, non ricadi mai nella casellina giusta pensata, e quindi pensata dal bando. Quindi la mia esperienza è che ho investito le mie risorse personali, quindi gran fatica, e ci si rimbocca le maniche e si va avanti anche senza quelli, anzi il pensare a raggiungere quelli a volte distorge, toglie energia all'esecuzione. Per dirti, un bando che ho fatto, di cui aspetto l'esito, per un GAL locale, ci abbiamo messo 20 giorni a prepararlo full time, per le PEC, le contro-PEC, i preventivi, cioè... No, il gioco non vale la candela, era un finanziamento per 3.000 euro, 5.000 euro. Quindi questa è la mia esperienza. Claudio, tu dicevi invece che tu sei stato incubato, giusto? Sono stato incubato, parolaccia, ma è vero, è proprio così. Allora, noi abbiamo usufruito di una misura dalla regione Toscana nel 2017 per la creazione di nuove imprese, e sì, confermo che è veramente un lavoro, ma insomma più che altro poi insomma è lunga, e non erano due spicci, era qualcosina di più, era intorno ai 30.000 euro, ma insomma come esperienza ci vuole una persona dedicata. Non ci è servita, diciamo, proprio in fase di startup abbiamo fatto con qualche risorsa nostra dei tre soci, e poi sì, siamo stati incubati da appunto questo, abbiamo terminato adesso, terminiamo a breve il percorso di accelerazione Hubble, e lì abbiamo ricevuto un grant per appunto per l'accelerazione. Parlare, dicevo, Elena, di incubazione adesso. Sì, no, infatti, sì, volevo rispondere un po' io in generale. Io sono partita anch'io con le mie risorse, diciamo che la fase di startup l'ho fatta con le mie risorse. Io ero in ricerca di, abbiamo fatto già anche quello che si chiama il go to market, nel senso che già vendiamo. Eravamo in chiusura prima del Covid per un grosso investimento, che ovviamente mi hanno candidamente risposto: abbiamo sospeso tutto ciò che parla di turismo. È purtroppo, nel senso che poi un'altra delle caratteristiche del nostro paese è che guarda molto a breve, e che il capitale disponibile non è così tanto come sembra.
Detto questo, esistono, soprattutto in questo particolare periodo storico, fondi, condivido prima di tutto, per avere maggiori informazioni iscrivetevi all'Associazione Turismo Startup e in questo modo metto dentro l'advertising della situazione e poi condivido con Claudio la necessità di avere uno specialista. Non sono cose facili da fare, come ha detto anche Daniela, da un momento all'altro. Ci si improvvisa, sì, ma ci vuole tanto tempo. Non pensate che sia una cosa semplice. Io Elena volevo approfittare per salutare che ci stanno tra l'altro seguendo da Rimini, l'acceleratore di imprese responsabili che in qualche modo è stato il soggetto che ci ha dato la spinta per entrare nel mercato turistico. Primo Miglio si chiama. E ottimo, ottimo, segnaliamolo ai presenti. Assolutamente sì. Noi ecco, non abbiamo ricevuto contributi in fase iniziale, sono stati investimenti miei e del mio socio, però ecco, per i nostri progetti in realtà puntiamo tanto su questa tipologia di contributi. Siamo esperti di progettazione turistica, culturale, quindi ci dobbiamo fare affidamento affinché ecco, i progetti abbiano effettivamente una consistenza e un impatto poi sul territorio. Ok. Allora, io ringrazio tantissimo tutti i partecipanti, Elena, per questa bella chiacchierata. Ci sono state tante domande, continuano ad arrivare richieste su come contattarvi, l'abbiamo detto. E vi invito a tutti i nostri partecipanti a non perdere le prossime puntate di Protagonisti e Territori, che ha come titolo Insieme oltre la crisi, ecco che si affà nel merito del problema e si discuterà proprio di idee proposte per capire come superare la crisi, ma superare anche la frammentazione dell'offerta italiana. Quindi saluto tutti, vi ringrazio tantissimo e ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie. Grazie, grazie a voi, buonasera, grazie a te. Ciao, grazie, grazie a voi. Arrivederci.